Entriamo in una bancarella, buongiorno. Buongiorno. Torniamo a sentire le voci del mercato finalmente. Era ora, guardi, era ora. Io non vedevo l'ora perché mi sono invecchiato sta casa, veramente. Mi sento come se avessi 65 anni. Quindi è tornato un po' alla vita. È vero, guarda, dà la vita al mercato. Non so se è per voi uguale, ma il mercato è una cosa che ti fa star bene. È ritornata al mercato dopo quanti mesi? 3 mesi. Da 3 febbraio, una gran confusione, siamo tutti agitati. Sì. Per questo è un po' nuove regole, nuove norme. Sì. Proviamo, dai. Buongiorno signora, posso chiedere cosa avete acquistato questa mattina? Calzini. Come ha trovato la situazione? Contenta che è ripartito il mercato? Sì, noi non siamo di qua però. Di dove siete? Ancona. E siete venuti appositamente per il mercato di Fano? No, abbiamo una casa e quindi siamo venuti a aprirla un attimo. Questa è la fila per comprare il pesce? Sì, per prendere il pesce, sì. C'è tanta gente questa mattina, però si mangia fresco. Di solito è così tutti i giorni. Sì, perché sono venuta anche mercoledì scorso, era lo stesso. Ha già fatto un giro per le bancarelle? Sì. Vedo che la situazione sta andando abbastanza bene. Siamo bravi, siamo bravi. Come sta andando la ripartenza? Benissimo. Sì. Siamo... aspettava più gente? Beh, la gente non c'è, c'è l'inaugurazione del CONAD, la gente dopo 3 mesi penso che... No, l'importante è che si comincia bene. Io stamattina ho fatto una richiesta, ci vorrebbe 2 o 3 punti per la misurazione della febbre, bravissima. Non perché Fano è meno di Milano, di Napoli, di Roma, però ci vuole. Già è una vittoria che siamo qui un'altra volta per avere un rapporto con la gente, però tu capisci... Quando c'è queste robe queste pensi che è meglio stare 10 giorni in più a casa e sistemare tutto che a fare i fanfollò che non va bene. Cosa fa il mercato questa mattina? Cosa acquista? Un po' di verdura, tanta verdura. Poi un diretto e va bene così. Si ritorna piano piano alla normalità? Ci vorrebbe, ma molto presto perché è un disastro. 2 mesi sempre a casa, adesso ste uscite, però c'è molta gente che non rispetta. E io mi arrabbio perché è 1 metro, c'è il posto, perché venire? Mi vedo. Può andare, pensavo peggio, sì. Solo che ancora dobbiamo abituarci al posto delle cose che prendevamo sempre. Ecco, al percorso, sì. Comunque va bene, dai. Come l'ha trovata questa nuova disposizione, la divisione degli ingressi? Io appena sono entrato. Però ho visto lì in piazza che se tutti la rispettano è buona. Se tutti la rispettano però, eh. Anche lei ha già fatto qualche acquisto questa mattina? Sì, ho fatto già, però scusi. Abbigliamento oppure alimentare? Abbigliamento e vado anche da frutta e verdura.